Generale Marasco, perché ha deciso di tornare in politica dopo oltre 30 anni? Sì, grazie Saverio, saluto tutti gli amici dell'immediato. Ecco, perché ho ritenuto una scelta importante per la mia città di Manfredonia, affinché posso dare un contributo politico amministrativo per far rinascere Manfredonia. Esattamente dopo 30 anni che ho fatto l'ultima volta il primo dei non eletti. E il discorso è questo: io sono rimasto fedele alla mia fiamma tricolore quando era vivo Giorgio Almirante, anche se poi hanno cambiato i nomi, quasi tutti i partiti hanno cambiato i nomi. Ma il problema che io dico di votare a me come persona, perché io svolgo e ho svolto e svolgo e svolgerò un ruolo di pubblica utilità al servizio del cittadino. Perché proprio a sostegno di Ugo Galli? Ugo Galli perché ho una stima e rapporto avuto con il defunto papà Alessandro, il procuratore capo della Repubblica, ma Ugo, ecco, l'ho cresciuto qui nella sede Civilis quando insomma, giocava a ping pong. Ma poi ritengo che, con tutto il rispetto degli altri insomma, candidati, ma ritengo che se io esco consigliere, come tutti sperano che esco insomma, consigliere, con Ugo Galli avremo modo della legalità, perché Manfredonia deve cessare la cupola e i padroni, alcuni senza far nome si sentono i padroni della città. Andate via da Manfredonia, avete rovinato la nostra città. Ecco, lei, anche se non ha fatto politica attivamente, è stato sempre un attento osservatore della vita politico-amministrativa di Manfredonia. Come giudica gli ultimi anni dal punto di vista politico-amministrativo? Saverio, giudico che è stato un fallimento, un fallimento. Ecco, lei l'ultimo sindaco Rotice l'ha pure votato 2 anni fa. Sì, l'ho anche votato e Rotice è stato un bluff. Generale Marasco, quali sono i problemi principali che attanagliano Manfredonia oggi? Mettiamo una pietra sul passato. Cioè, abbiamo un disastro, ereditiamo un disastro, però con la buona volontà, con il sapere, il saper essere e saper fare consigliere comunale o amministratori, bisogna avere il coraggio di cambiare. Per concludere, generale Marasco, in 2 parole qual è la Manfredonia che ha in mente? Ho in mente una Manfredonia bella. Una Manfredonia come una città del nord, delle Marche, ma dell'Abruzzo, prendiamo Vasto, città del Vasto, ma siete stati mai voi a Vasto? Il depuratore funziona, le acque limpide chiare e cristalline, Vasto Marina, eccetera, Termoli pure, cioè, perché a noi cosa manca? A noi manca gli amministratori, a noi manca il Consiglio Comunale, capace, competente, non che oltre 500 candidati si sono messi perché quello è no, ma io sono militare, ho 30 giorni, no, perché io devo avere questo favore, a me mi hanno promesso il posto, basta, dico basta, tutte queste chiacchiere, tutte queste promesse, ma a livello demenziale, siamo normali che sono 40, 50 anni, 60 anni, dal dopoguerra che questi fanno promesse, come il film Totò, quello disse a Totò, prometta posti, case, lavoro, che noi ci pappiamo gli appalti. Ma insomma, guarda, Totò è stato un grande attore, è lo specchio della verità. E allora io dico, tutti gli altri che sono stati onorevoli, senatori, regione, eccetera, eccetera, di Manfredonia, guardatevi allo specchio, vergognatevi, non avete fatto mai niente per la nostra città. Siete dei veri...